Fabio, in questo suo percorso attraverso il dialogo con questa persona, ci dice come di fronte alle mille domande, alle mille questioni, ai mille dubbi, molte delle risposte che lui dà sono risposte in positivo, sono risposte propositive, molte altre invece sentono il bisogno di dissolvere un po' quei gran fumi che ci sono intorno, per restituire ai testi o alle esperienze o alle religioni o alle cose il valore autentico. Il suo sentire, il suo essere, lo porta a dire che tutto ciò che lui ha conosciuto, ha letto, ha studiato, ha visto, sono cose importanti, sono cose preziose, ma che non sono così indispensabili, non sono così fondamentali, o lo sono nella misura in cui ti aiutano a giungere con animo libero verso questo bisogno di arrivare alla profondità di te, alla tua conoscenza. E quindi qui comincio a prendere un po' le distanze dal resto della tradizione delle conoscenze. E non lo prende però appunto con il fare di chi dice io ho la verità in mano, a me è stata data la verità e quindi tutto il resto non conta. Lo fa semplicemente dicendo: io che ho percorso per tanti anni tante strade di un certo tipo, io che ho letto tanto, io che mi sono abbeverato a tante fonti, giunto a questa nuova esperienza, a questa nuova conoscenza, posso dire che questa nuova conoscenza da sola è superiore a tutto il resto. Dice semplicemente, in modo corretto, che quando si vuole arrivare a conoscere determinate cose bisogna prima cercarle e cercarle con la persona giusta. E la persona giusta, secondo lui, non è un discepolo a qualunque livello possa essere giunto, ma è il maestro. Perché un maestro non solo ha la conoscenza, quindi la completezza della conoscenza, ma anche la capacità, e questo lo sappiamo bene un po' tutti quanti, secondo le varie esperienze che abbiamo fatto, di capire se quel discepolo è in grado di accoglierla tutta o accoglierla in parte. Per ognuno di noi che ha fatto certe esperienze, certi percorsi, è ben chiaro come non a tutti appartiene tutto, e non siamo così presuntuosi da pensarci tutti iniziati, tutti grandi maestri. Io ho colto nella lettura determinate suggestioni, un'altra persona vicino a me ne ha colte altre, sicuramente se le mettiamo insieme e le confrontiamo viene fuori ancora un'altra dimensione, un'altra possibilità di interpretazione che è non la somma delle due o la media delle due, ma è un esponenziale delle due, quindi un effetto moltiplicatore. Ecco perché dico mi piacerebbe molto, perché sono convinto che appuntamenti come questi, oltre a dare l'informazione dell'esistenza di un libro, dovrebbero servire anche, potrebbero servire anche a dire mettiamoci, confrontiamoci insieme, e quindi un'occasione come un libro può essere davvero quello di crearci un'opportunità in più per noi che abbiamo da combattere tutti i giorni contro superficialità, benefreghismo, una sorta di diffidenza e di disattenzione, di sentirci un po' più forti, un po' più insieme.